dentro una serie di citazioni. E poi fa venire fuori. L'hai fatta apposta. Eccola, eccola, c'è. Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per non sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per terra né per mare, per esempio la guerra. A rodari questo, Chiudere gli occhi e dormire io faccio poco. Uso un mezzo per dormire. Ha elencato delle necessità umane e ha evidenziato il fatto che la guerra non è una necessità dell'uomo, quindi non è come dormire, mangiare o studiare, ma è una cosa che si fa, che si potrebbe benissimo evitare. Non ho niente contro Dio, è il suo fans club che mi spaventa. Perfetto. I diritti sono come un raggio di sole. Se io mi abbronzo, a te non rubo niente. Saverio Tommasi. Io non mi abbronzo mai e perciò non so cosa dire. È stata emessa una sentenza incredibile, di una violenza mai vista né sentita prima, per cercare di eliminarmi dalla vita politica di questo paese. È un'offesa a tutti quegli italiani che hanno creduto in me e hanno avuto fiducia nel mio impegno per il paese. Ma io, ancora una volta, intendo resistere a questa persecuzione. Il nome non lo leggo perché mi dà fastidio. Ecco, mi viene in mente solamente una cosa, che Silvio Berlusconi dovrebbe pensare alla propria vita personale e intima e che lasci stare la giustizia, perché lui è l'ultima persona che può parlare di questa giustizia. La mafia è una montagna di merda. Non sono tanto sicuro, quanto non è detto che ciò che fanno, se davvero fanno qualcosa, se è sempre male, possono anche fare qualcosa di positivo. Il coraggio, se uno non ce l'ha, non se lo può dare. Alessandro Manzoni, riferendosi a Don Abbondio. Non so, D'Annunzio è di D'Annunzio. No, è di Manzoni, quello di Manzoni. Manzoni. In riferimento a Don Abbondio. Comunque è bello indietro, prima della psicologia. Una persona coraggiosa che ha due donne. Una volta dorme da una, un'altra volta dorme dall'altra. E chi è? È uno che conosco io. E una persona non coraggiosa? Potrebbe essere quella donna che ho io, che non si vuole attaccare a me, a 60 anni. Io ne ho 83. Lei sarebbe ancora, diciamo, pronto? La mattina! Bracciolarla! Finita la riflessione. Abbiamo fatto presto. Grazie. Buona giornata.